Buonasera. Le pietre d'inciampo sono delle piccole lastre metalliche che dal 1995 un artista tedesco, Gunther Demming, realizza e posa nel selciato davanti alle abitazioni o in luoghi di lavoro o di studio delle vittime del nazifascismo. Si tratta di un museo diffuso, che accomuna oltre 2000 cittadine europee e ad oggi sono state posate oltre 80.000 pietre. Icone della memoria, tutte uguali nella forma e nello scopo, cioè far inciampare nel ricordo di quei drammi chiunque le veda e le incontri. Il Liceo Leopardi Maiorana da 4 anni è coinvolto in attività di ricerca e realizzazione di materiali finalizzati alla posa delle pietre d'inciampo a Pordenone e anche in provincia, nell'ambito di un progetto di PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, che ha visto coinvolti più di 80 studenti. Questo progetto è un unicum, perché è l'unico caso in cui la proposta della posa parte da parte di una scuola ed è l'esito del lavoro degli studenti che sono loro a fare in prima persona memoria. Al progetto, che è stato fortemente sostenuto dalla scuola e gestito dalle professoresse Susanna Corelli e Silvia Pettarin, hanno sin da subito partecipato e collaborato l'amministrazione comunale di Pordenone, l'ANPI di Pordenone e il Circolo della Stampa. Quest'anno la collaborazione si è allargata e ne fanno parte anche le amministrazioni comunali di Budoia, Caneva e Polcenigo, con la posa di nuove pietre d'inciampo, di cui due a Pordenone, che sono state posate oggi pomeriggio, cinque a Caneva, una a Polcenigo e una a Budoia. In questo appuntamento gli studenti del Leo Maior ripercorrono l'itinerario delle nove pietre d'inciampo qui a Pordenone. Il primo studente è Marco Nascimbè, gli lascio la parola. Iniziamo il nostro percorso dall'ospedale civile di Pordenone. Qui oggi sono state posate le due pietre per Anto Zilli e Bruno Barzotto, due delle vittime del nazifascismo a Pordenone, che qui lavoravano. Anto Zilli risiedeva a Fontana Fredda, dove nacque il 9 gennaio 1922. Era uno studente di medicina e chirurgia, iscritto al quinto anno presso l'Università degli Studi di Padova, quando il rettore Concetto Marchesi invitò i suoi studenti a prendere parte alla resistenza al nazifascismo. Così Anto Zilli, con il nome di Guido, divenne partigiano della Quinta Brigata Osoppo. In una lettera dell'ottobre del 1944, scrisse all'amata Rita che preferiva morire con la possibilità di difendersi piuttosto che essere schiavo. A soli 2 mesi di distanza, all'alba del 23 dicembre 1944, venne fucilato da un plotone di esecuzione della SS, comandato dal tenente medico Alfred Dornenburg. Con lui persero la vita anche Ferruccio Batini Sian, Piero del Conte Bernard e Amadio Bomben. I loro nomi vengono ricordati sulla lapide di bronzo del Monumento alla Resistenza di Biancavallo. Fra il 15 e il 18 dicembre 1944 erano stati arrestati e incarcerati a Pordenone i familiari di Anto Zilli, il padre, l'ingegnere Guido Zilli, e lo zio Giorgio, che rimasero in carcere dal 15 al 19 dicembre 1944. E la madre, la baronessa austriaca Nelda Weigelsberger. La madre, incarcerata dal 18 dicembre 1944 al 13 gennaio 1945,
scoprì, durante la detenzione, della morte del suo unico figlio. Osservando le date, si può presumere che Anto Zilli si fosse consegnato con il fine di far liberare i suoi familiari, oppure che, appreso della cattura dei propri genitori e dello zio, abbia tentato di raggiungere la sua casa per accertarsene, cadendo in un'imboscata nazista. La versione ufficiale, nella lapide cimiteriale, afferma che, vilmente tradito da spie prezzolate, cadde trucidato dal barbaro teutonico invasore. Anto Zilli viene ricordato sia dalla lapide di Palazzo Bo a Padova, dove, con gli altri studenti e docenti caduti nella resistenza contro il nazifascismo, sia da una lapide presso l'ospedale civile di Pordenone. Anto Zilli, l'11 gennaio 1947, fu proclamato dottore in medicina e chirurgia honoris causa dal rettore Egidio Menghetti dell'Università degli Studi di Padova. Inoltre, gli è stata intitolata la scuola d'infanzia di Fontana Fredda per la volontà del Comitato di Liberazione Nazionale della zona di Pordenone. Bruno Barzotto fu una delle tante vittime friulane dell'oppressione nazifascista. Bruno era nato il 15 luglio 1922 a Pasiano. In seguito studierà medicina all'Università di Padova e condurrà un tirocinio presso l'ospedale civile di Pordenone. Suo padre, Francesco Barzotto, vittima anche lui della deportazione nazifascista, era segretario comunale di Pasiano e in seguito di altri comuni vicini. A causa di ripetute aggressioni da parte di fascisti, tra i quali il conte Alvise Gozzi e il suo braccio destro, Federico Novello, Francesco Barzotto e la sua famiglia furono costretti ad abbandonare Pasiano, dove avevano la loro casa e dove vivevano da 14 anni. La persecuzione fascista lo seguì ininterrottamente nelle sue peregrinazioni tra le varie sedi comunali. Nel 1944, Bruno, iscritto all'ultimo anno della facoltà di medicina e chirurgia, entrò a far parte della resistenza, col nome di battaglia Brenne. Bruno diede priorità al suo impegno a fianco dei partigiani per curarli e assisterli come tirocinante presso l'ospedale civile di Pordenone. Per Bruno fu fatale la morte di Antonio Zanella, Athos. Bruno, infatti, lo aveva nascosto in una camera riservata per potergli curare clandestinamente una grave ferita. La morte di Athos permise però ai fascisti di risalire a Bruno. Una denuncia proveniente da Enrico Gerardi e Amedeo Venturi ne provocò l'arresto. Il 2 novembre 1944 il fascista Renato Meneghini entrò in ospedale travestito da partigiano per individuare i medici che aiutavano i partigiani. Bruno cadde nel tranello credendo in un partigiano. Fu arrestato e portato alle casermette, dove fu torturato per una settimana, senza mai rivelare nulla. Le casermette sono una ex caserma, sono in via Molinari, che era adibita a prigione fascista. Da lì fu incarcerato al castello di Pordenone, con il numero di matricola 2329, e processato. Il 18 novembre Bruno venne trasferito nel carcere di via Spalato a Udine, in attesa del suo destino. Poteva essere fucilato dai nazisti per rappresaglia oppure deportato. Il 16 dicembre 1944 suo padre Francesco, poiché era conosciuto da tempo come antifascista, finì arrestato a sua volta su delazione, assieme ad alcuni esponenti della famiglia Calligaro che lo ospitavano a Udine. Venne chiuso in un vagone bestiame, destinato a Flossenbürg, un campo di sterminio nazista. Non riuscì a sopravvivere e morì a inizio febbraio 1945. La sua salma non sarà mai recuperata. A Udine, Bruno era riuscito ad incontrare suo padre per pochi attimi prima di essere trasferito alla stazione ferroviaria e caricato su un carro bestiame diretto l'8 dicembre 1944 al campo di sterminio di Dachau. Bruno ritornò da Dachau alla fine della guerra, ma ammalato di tubercolosi, conseguenza della deportazione,
sopravvisse solamente fino al 18 settembre 1947. Dopo la sua morte, l'Università degli Studi di Padova gli conferì la laurea honoris causa in medicina. Inoltre, il suo nome è inciso sulla grande lapide del Po, la storica sede dell'Ateneo di Padova, assieme ai nomi di studenti e docenti che raccolsero l'appello del magnifico rettore Concetto Marchesi ed entrarono nella Resistenza. Dall'ospedale civile ci muoviamo in direzione del centro cittadino. Superata la caserma Pietro Mittica, svoltiamo a destra in via del Fante. Dopo aver percorso circa 250 metri, in corrispondenza del numero civico 15, troviamo la pietra dedicata a Felice Bette. Nato a Pordenone il 16 novembre 1928 da Gio Batta e Ilaria Greggio, Felice Bette fu un partigiano residente in Pordenone in via del Fante 15, luogo in cui il 18 gennaio 2020 è stata posata la sua pietra d'inciampo. Ricostruendo parte della sua storia, grazie all'articolo pubblicato nel 2006 nel periodico Eventi dall'amico Jacques Crozzoli, cittadino francese di origine friulana, residente in Pordenone negli anni 40, conosciamo Felice Bette come un determinato e grintoso ragazzo, definito anche come colui che amava prendere iniziative. I due amici, assieme ad altri coetanei, decisero nel 1943 di lasciare Pordenone con l'obiettivo di arruolarsi al Sud Italia contro tedeschi e fascisti. Inizialmente viaggiarono in treno, ma furono costretti ad abbandonare i binari a causa di un bombardamento. Dovettero dunque proseguire a piedi, finché un camionista tedesco diede loro un passaggio, grazie al quale attraversarono le Marche fino ad arrivare a Civitanova. Da qui camminarono fino a Silvia Mare, dove trovarono numerose famiglie rifugiate all'interno di una galleria ferroviaria, impraticabile perché bombardata dai tedeschi. Qui incontrarono un prete che li aiutò a raggiungere il paese, dopo aver spiegato loro che non c'era modo di proseguire a piedi fino a Pescara. Arrivati in paese, un uomo propose loro di imbarcarsi assieme ad altri cittadini per proseguire via mare, ma arrivati alla spiaggia furono accolti da dei soldati tedeschi che non esitarono ad aprire il fuoco. Fu proprio qui che Felice Bette perse il suo gruppo e proseguì il suo viaggio fino alla linea del Cassino, dove fu costretto a fermarsi. Rientrò così a Pordenone, dove si arruolò come partigiano con i garibaldini, motivo per cui il 7 gennaio 1945, all'età di solo 16 anni, venne arrestato da alcuni repubblichini. Prima di essere consegnato, venne torturato per 2 giorni dalle milizie fasciste alle casermette. Maria Bette, la sorella, raccontò commossa di aver abbracciato il fratello il 9 gennaio. Aveva il volto sfigurato dalle sevizie. In seguito, per ordine delle Brigate Nere, venne incarcerato, rimanendo a disposizione del comando tedesco, che aveva stanza all'Albergo Moderno. Dopo essere stato processato dal tribunale militare nazista, ad ordine del comando militare tedesco pordenonese, fu consegnato il 31 gennaio 1945 ai carabinieri di Udine per essere trasferito nel carcere. Da qui egli fu deportato al campo di sterminio nazista di Mauthausen, dove morì. Riprendiamo il nostro cammino, ripercorrendo i nostri passi per qualche metro, e svoltiamo a destra in vicolo chiuso per raggiungere Viale Grigoletti. Qui, sulla sinistra, vediamo l'Istituto Salesiano San Giovanni Bosco, preceduto dalla Chiesa Evangelica Battista di Pordenone.
Qui negli anni 40 del Novecento si riuniva Stella Stendler con la sua comunità. E Stella Steindler nasce a Trieste il 2 febbraio 1875. Abitava in Viale Grigoletti 5, dove nel gennaio del 2020 è stata posata la sua pietra d'inciampo. Fece parte della comunità della Chiesa Evangelica Battista di Pordenone, di cui il marito, Emilio Lugimbur, fu pastore dal 1922 al 1944. Fu proprio la sua attiva partecipazione alla comunità protestante a farla passare indenne attraverso le leggi razziali del 1938, nonostante la sua chiara origine ebraica. E Stella si trovò in un territorio pordenonese sempre più minacciato, completamente sola. Il figlio Sirio era stato deportato in Germania, ma fu liberato al termine della guerra nel 1945. D'altro figlio, Eros, era preside del liceo di Spalato, dove fu fucilato per rappresaglia nel 1943. Nel 1942 anche il marito era deceduto, a seguito di una caduta in bicicletta. Inizialmente, anche quando i nazisti si insediarono a Pordenone, non temeva potesse cambiare qualcosa e rimase nella sua casa. E il 4 aprile 1944, durante un rastrellamento, le SS bussarono alla sua porta e, nonostante fosse vecchia e malata, la caricarono sul camion verso la risiera di San Sabba, a Trieste, per essere poi deportata in Germania, dove di lei si è persa ogni traccia. Essendo lei, nel momento della cattura, ammalata a letto, potrebbe essere morta forse già nel campo triestino. O forse riuscì a proseguire il suo viaggio su un lungo treno blindato, morendo all'arrivo al campo di sterminio, anche se quasi sicuramente accadde già durante il tragitto. Di lei tornò a casa solamente il cappotto, cappotto che venne riconsegnato alla nuora quando si recò a chiedere sue notizie al comando tedesco di Udine. Nel 50° anniversario della sua scomparsa, che ricorse nel 1994, fu fondato il comitato Estella Steindl. In questa occasione vennero promosse numerose iniziative sotto il titolo di Pordenone ricorda l'Olocausto. Da Largo San Giovanni imbocchiamo Corso Garibaldi, per poi svoltare a sinistra in via Cairoli e a destra in via Brusafiera. Passiamo davanti alla chiesa dedicata a San Giorgio e proseguiamo in via Bertossi fino a fermarci davanti agli uffici tecnici del comune di Pordenone, un tempo scuola media della città. Qui lavorava il partigiano Terzo Trusini. Terzo Drusin nasce il 28 gennaio 1913 a Manzano, in provincia di Udine, da Antonio Drusin ed Eugenia Passans. Si trasferì in via Rigoletti a Pordenone nel 1943, dove abitava con la figlia Daniela e la moglie Lea Domenis. Fin da piccolo si dimostrò molto bravo a scuola, ma a causa delle modeste condizioni della famiglia fu costretto ad abbandonare gli studi alla quarta elementare per prestare aiuto in casa. 4 anni dopo, a seguito di un incidente con una mitragliatrice carica che urtò mentre aiutava nei campi, fu portato all'ospedale di Cividale, dove per timore di un'infezione al midollo osseo gli venne amputata una gamba. Egli inoltre aveva perso 3 dita della mano. Perciò il padre decise di fargli riprendere gli studi in modo che potesse assicurarsi un lavoro. Recuperando 4 anni in 2, finite le medie, si iscrisse dapprima all'Istituto Magistrale di San Pietro al Natisone e poi alla Facoltà di Pedagogia dell'Università Cattolica di Milano, dove nel 1940 si laureò. Qui era nato il Movimento Guelfo di Azione,
unico movimento cattolico antifascista organizzato che portava avanti la propaganda in nome dei principi cristiano-sociali. Terzo Drusin insegnava all'Istituto Magistrale di San Pietro al Natisone, quando, a seguito dell'armistizio, il Friuli venne invaso dai nazisti e i cittadini furono costretti a rifugiarsi tra i monti. Da qualche settimana aiutava i giovani per raggiungere i partigiani garibaldini sul Collio. Anche per lui era troppo rischioso restare, perciò il 12 novembre 1943 si trasferì a Pordenone, dove gli venne assegnata una cattedra alla scuola media Monti, allora ubicata in via Bertossi 9, dove nel gennaio del 2020 è stata posata la pietra in suo onore. Qui la resistenza prese piede solo nel giugno del 44, quando Drusin prese parte attiva alla guerra di liberazione, arruolandosi nella brigata Ippolito Nievo, la quale combatteva nella valle del Natisone. Come partigiano, sotto il nome di Alberto, divenne responsabile della sezione stampa e propaganda. Agli inizi di dicembre, mentre lavorava nel vallone di Cordova, venne catturato a tradimento dalle brigate nere della banda Leschiutta Cappellin a seguito di una delazione. Venne rinchiuso nelle carceri di Pordenone, dove con lo scopo di ottenere informazioni venne prelevato e torturato ogni giorno nella casa del fascio. Il 9 dicembre 1944, sul ponte di Tremeacque, venne trucidato pubblicamente e gettato nel fiume Livenza. La salma fu trovata lungo il corso d'acqua a Torre di Mosto e trasportata alla Casa del Fascio dal Comitato di Liberazione Nazionale. Il 23 dicembre vennero celebrati i funerali. La moglie ricorda di averlo visto per l'ultima volta il 17 dicembre, quando in visita al carcere con la figlia lo avrebbe supplicato di confessare tutto ciò che sapeva. Egli rispose solamente di chiamare un prete per potersi confessare. Nel 1947, dopo aver comprato un loculo a Pordenone, la moglie e la figlia si trasferirono in Argentina e 2 anni dopo a Drusin venne assegnata la medaglia d'oro al valore militare. La lapide in marmo che ricorda l'audace insegnante è collocata nell'atrio dell'aula magna del centro studi, oggi ingresso alle sale Cinema Zero. Usciamo da via Bertossi in piazza Lellero, percorriamo viale Trento, costeggiamo piazza Risorgimento per imboccare via Fratelli Bandiera. Qui seguiamo la strada svoltando a destra in via Nicolò Tommaseo e dopo pochi metri troviamo la pietra dedicata a Francesco Folleni Guglielmo. Francesco Folleni Guglielmo nacque nel 1925 nel comune di Favaro Veneto. Studente di legge a Bologna, si unì ai partigiani con il nome in codice Romolo, nella speranza di poter contribuire a liberare l'Italia dal nazifascismo. Non ancora ventenne, fu arrestato in seguito ad una spiata dalle Brigate Nere nel dicembre del 1944, mentre si trovava nella sua abitazione in vicolo Niccolò Tommaseo, dove era tornato perché ammalato. Dopo qualche giorno in stato di fermo nel carcere pordenonese, venne deportato nel campo di concentramento austriaco di Mauthausen, da dove scrisse alcune lettere. Poi di lui non si ebbe più alcuna notizia. Scendiamo lungo via Nicolò Tommaseo e giriamo a destra su viale Martelli. Subito prendiamo a sinistra via dei Molini per salire in piazza della Motta. Proseguiamo lungo via della Motta e via del Castello per arrivare in corso Vittorio Emanuele. Qui, a pochi passi dalla loggia del municipio e da Palazzo Ricchieri, c'è l'edicola dove lavorava Virginio Micheluzzi.
Virginio Angelo Edoardo Micheluz nacque il 2 agosto 1905 a Pordenone, dove trascorse la maggior parte della sua vita. Era figlio di Pietro Micheluz e Maria Rosa Zin, e fratello di Yolanda, Luigia, Gastone, Persaide, morta subito dopo la nascita, Persaide Yolanda e Frandina. Era proprietario di una tabaccheria, lasciatagli dal padre, situata in via Vittorio Emanuele 44 a Pordenone. Si sposò con Anna Elsa Maranese, con la quale ebbe 3 figli: Gian Pietro Francesco, Pietro Francesco e Gabriele Giovanni Maria. Virginio Micheluz venne accusato di lavorare per i partigiani e venne arrestato il 23 novembre del 1944 alle ore 17 dal 4 battaglione fascisti a disposizione dei tedeschi. Venne quindi trasferito a Udine e successivamente deportato nel campo di concentramento di Flossenbürg, dove arrivò il 21 dicembre 1944 e fu internato con il nome di matricola 40, con il numero di matricola 40242. Successivamente, il 4 gennaio 1945, venne decentrato a Hersbruck, un sottocampo dipendente da Flossenbürg. Fu infine trasferito ad Dachau, dove morì presso l'ospedale americano. Venne sepolto a Monaco di Baviera, presso il cimitero militare italiano d'onore. Lasciandoci alle spalle l'orologio del municipio, percorriamo tutto corso Garibaldi, tutto corso Vittorio Emanuele, fino a piazzetta Cavour, per poi scendere in piazza 20 Settembre. Qui imbocchiamo la strada che sale sulla sinistra e dopo pochi metri troviamo le pietre dedicate da Attilio Galbini e Franco Martelli. Attilio Galbini nacque a Pordenone il 17 marzo del 1926. La sua famiglia risiedeva in piazza 20 Settembre. Giovanissimo scelse di partecipare alla lotta partigiana, arruolandosi nella quarta divisione Osoppo Friuli. Il 25 novembre 1944, suo fratello minore, Eugenio, di 16 anni, venne arrestato dai nazisti e internato nel carcere di Pordenone. 2 giorni dopo, il 27 novembre, venne trasferito a Udine. Su richiesta della madre, Nella Botos, il figlio Attilio si recò a Udine e ottenne la liberazione del fratello Eugenio, che non era un partigiano. Attilio, invece, venne torturato nella caserma di Prampero, sempre a Udine, e poi deportato al campo di concentramento di Flossenbürg, al confine tra la Germania e la Repubblica Ceca. Il 23 aprile 1945 le truppe anglo-americane liberarono il campo e Attilio Galbini poté rientrare in Italia, ma in condizioni di salute talmente precarie che in breve tempo, il 22 luglio 1945, a soli 19 anni, morì nell'ospedale di Pordenone. Francesco Carlo Giuseppe Martelli nacque a Catania il 30 dicembre 1910. Suo padre Emanuele era docente universitario di matematica e sua madre, Maria Bonnetti, proveniva da una ricca famiglia borghese di Augusta. Francesco, chiamato Franco dagli amici, frequentò il liceo classico, dove si distinse come buon studente, conseguendo la maturità a soli 17 anni. Martelli fu ufficiale del Regio Esercito, passò alla Resistenza e fu fucilato a Pordenone, nell'area della caserma di Via Montereale, poi a lui intitolata, e dove ora sta sorgendo il nuovo ospedale, in cui è stata posta una lapide per ricordarlo. Nel 1941 aveva partecipato alle operazioni belliche in Slovenia, come capitano del reggimento dei Cavalleggeri di Saluzzo. Nei giorni seguenti all'armistizio, Franco Martelli, raggiunto il Friuli, si dedicò all'organizzazione del movimento partigiano,
e quindi comandò per oltre un anno la formazione Ippolito Nievo, dipendente dalla quarta divisione Osoppo Friuli. Il suo nome di battaglia, Ferrini, era ispirato all'illustre giurista Contardo Ferrini, venerato come beato dalla Chiesa Cattolica. Nel novembre del 1944, catturato dai nazifascisti, resistette per giorni e giorni alle più atroci torture, finché fu fucilato. La motivazione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dell'ufficiale dice: organizzatore ed anima della formazione patriottica Ippolito Nievo. Dopo lunghi mesi di fecondo lavoro cospirativo, scoperto ed arrestato, non cedette alle più dure sevizie con le quali il carnefice intendeva strappargli i nomi dei suoi collaboratori, orgoglioso solo di dichiararsi uno dei maggiori esponenti della Osoppo. Condannato a morte, manteneva un contegno fierissimo e dignitoso, affrontava stoicamente la terribile ora, ottenendo di essere fucilato al petto e di comandare il plotone di esecuzione, destando l'ammirazione nello stesso barbaro nemico. Cadde crivellato di colpi, gridando: «Viva l'Italia libera!» Esempio di un nobilissimo amor di patria, di eccezionale forza d'animo e retaggio luminoso per tutti i combattenti della libertà. Prima di morire, Franco Martelli raccomandò a Michele Galati, di Belcastro, Catanzaro, i suoi quattro figli in tenera età. Galati li adottò ed oggi i figli dell'eroe della Resistenza portano il cognome Martelli Galati. Al maggiore Martelli, a Pordenone, è stato intitolato il viale che porta da Piazza 20 Settembre al Nuncello, e un busto di Martelli, opera dello scultore Ado Furlan, è stato collocato nei locali del centro studi. Qui in piazza 20 Settembre si conclude il percorso tra le pietre posate lungo le vie di Pordenone. L'iniziativa delle pietre d'inciampo invece continua nella provincia di Pordenone. Domani, 21 gennaio 2021, verranno posate 5 pietre a Longon di Caneva per la famiglia Zaghet. Sabato 23 gennaio 2021 verrà posata una pietra a Coltura di Polcenigo in onore di Giovanna Bacharach, e una budoia per Angelo Sanson. Inoltre, altri comuni del territorio si sono attivati per onorare la memoria delle vittime del nazifascismo tramite la posa di pietre d'inciampo. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e per la vostra partecipazione. Hanno partecipato dalla sede del liceo Leopardi Maiorana Marco Nascimben, Roberta Covre, Emilia Vecchione, Paola Istrate, Alberto Gardonio e Simone Bianchini.